Di giorno questa villa è invivibile. Esatto. Prima base principale i ragazzi abbina sfottere già di più anziani che viene qua per riposarle e sfoccio te prete come ne bello. E poi di notte ancora peggio, che riceviamo e ci buttano delle pietre nei vetri. Quindi ritenete che non ci sia controllo su questa villetta? Io ritengo, no, io non ritengo, è così. Avete denunciato questi episodi? Dopo varie denunce. Avete denunciato questi episodi? A chi? Non ultima, allora abbiamo denunciato, ultimamente io sono andato personalmente dal corpo dei vigili. Avete scritto? Non ho scritto. E allora avete denunciato a voi? Dovete scrivere. Allora ci stava il piantone, ho detto posso parlare un po' con il comandante? Era di venerdì, allora, il comandante dice verba volant scripta manent. Io ho capito, però noi non abbiamo denunci, mettetela a picchiare. Per piacere. Quindi volete denunciare questa cosa? Noi abbiamo un interlocutore. Cioè noi non teniamo chi parlava, a chi rivolgerci. Siamo andati. Scusate, devi pisare vi lanciano una pietra, dovete andare dai vigili o dai carabinieri a fare la denuncia. Sono andato dal vigile e il vigile stava il pendolo, ha detto il comandante viene lunedì. Sono andato dai carabinieri. E perché non siete andati il lunedì? Perché non sono andati il lunedì, io non c'era il comandante. Ancora si stava in Cina con, non so, stava a Roma e roba. Poi? Ci stava anche lui presente, non è che sto dicendo. Poi siamo andati dai carabinieri. Ma questo è un episodio di quando? Di quando? Una settimana fa. Una settimana fa. Va bene. Poi sono andato anzi io dai carabinieri. Che cosa volete chiedere all'amministrazione? All'amministrazione? Che noi vogliamo essere cautelati. È il nostro diritto essere cautelati. Non è che cautelano soltanto. In che modo si può cautelare quest'area? Ci deve stare più controllo nella villa comunale, secondo me. Lei è? Barzano Antonio, via del Conte di Giacomo, là, proprio di fronte alla villa comunale. Grazie. E di notte non posso dormire perché qua vicino, proprio appunto ieri sera, un gruppo di, non di ragazzi, ma di giovanotti, a dare i pugni, tutte queste cose vicino a questa macchina. Secondo me questa cosa è un bene, però è un male per noi. Secondo me. Sindaco, allora questa via delle proteste dei cittadini? No, i cittadini hanno ragione perché giustamente sono vittime, soprattutto i cittadini che abitano qui a Via di Giacomo, sono vittime di atti vandalici nelle ore notturne. Il problema è che con la rimozione delle barriere architettoniche in questa villa di notte vengono personaggi. Ma ci sono installate telecamere? Le telecamere qua non sono installate, stiamo aspettando la videosorveglianza, i fondi non sono ancora arrivati. Come voi nel ben frattempo sapete, come si può ovviare al problema? Come voi ben sapete, fatemi dire questo, noi siamo un comune dissestato, abbiamo dovuto dichiarare il dissesto grazie alle scellerate amministrazioni che ci hanno preceduto ed io purtroppo per molti aspetti sono impotente perché non ho a disposizione, diciamo, i mezzi e gli uomini che avrei dovuto avere per cercare di sopperire a questo tipo di criticità e di emergenza. Abbiamo pensato di montare in questa villa una specie di ringhiera, una grata trasversalmente che con una porta di accesso per il capannone, di modo che almeno per l'emergenza cercheremo di evitare che questi personaggi possano penetrare nella parte della villa che è adiacente a via di Giacomo e quindi dare passaggio. Però mi sembra strano, sindaco, qui siamo cioè di fianco proprio alla villa comunale, ci sta il comando della polizia municipale, quindi dovrebbe essere una zona più tranquilla. Di notte i vigili urbani non fanno servizio, loro smontano alle 8, siccome noi siamo in dissesto non possiamo pagare lo straordinario. Noi purtroppo abbiamo le mani legate, i cittadini, a me fa piacere quando mi vengono a chiedere le cose, perché noi dobbiamo rendere edotti i cittadini, in che condizioni ci hanno lasciato i furfanti, i ladri che ci hanno preceduto. Purtroppo la magistratura sta indagando, voi sapete che la giustizia farà il suo corso, sarà un corso sicuramente lungo, non breve, per cui io credo che alla fine noi avremo giustizia, Caivano avrà giustizia. Però in questo momento purtroppo ci sono una serie di criticità, noi stiamo facendo il possibile per cercare di operare nelle condizioni in cui siamo e siamo a disposizione dei cittadini soprattutto nell'ascolto, però voglio dire faremo quello che possiamo fare in questo momento, certo non possiamo fare più di quello che la legge ci consente. Grazie.